Benvenuti amici di smartworld.it, stiamo per entrare nel mondo dell'eccesso. Ora spero che riusciate a sentirmi, c'è abbastanza musica di sottofondo, infatti vedete là in fondo c'è un DJ perché questa è la stanza ROG. A margine della presentazione di Asus, infatti, il produttore taiwanese ha ricreato un'intera stanza dedicata al mondo del gaming, separata da quella della linea di portatili che abbiamo già visto in alcune anteprime. Qua sulla destra ci sono vari portatili, vari anche PC fissi, mentre qua sulla sinistra ci sono proprio delle postazioni ad hoc che vi voglio far vedere, perché più che il prodotto in sé, che sono comunque cose bene o male già presenti sul mercato e alle quali comunque non è stata dedicata una vera e propria presentazione, quello che colpisce è tutto il resto. Insomma, qui abbiamo una configurazione, vedete, con tre monitor. Anche in questo caso ci stiamo avvalendo della collaborazione di un ignaro nostro partner che sta giocando, o meglio direi sfasciando la sua macchina in questa arena. Non so quanto riesca a rendere in video una cosa del genere, provo a mettermi dietro e a farvi capire quanto è immersiva, insomma, un'esperienza del genere. Tra l'altro immersiva è proprio una di quelle parole su cui tutti i produttori hanno insistito. Nel frattempo giro un po' attorno per farvi vedere un po' di action figure, un po' di hardware, anche se lì qualcosa effettivamente sembrava mancare. E poi, sempre parlando di hardware, impossibile non spostarci sui PC qua al lato. Osservate semplicemente quanto sono, come dire, vistosi anche così, perché il look vuole la sua parte, con tutti questi LED rossi e con le due visibilissime schede grafiche in slide. Ma non basta, perché se andiamo ancora qua un pochino più avanti abbiamo sempre altre postazioni dedicate al mondo del gaming, ovviamente monitor della linea ROG, tra l'altro che abbiamo anche alcuni li abbiamo anche già provati, vedete, sempre con il solito logo proiettato in basso. E poi ancora altro PC ancora più visibilmente zarro del precedente. Osservate il meccanismo di raffreddamento al liquido sulla destra, non so se in videocamera in questo momento lo si riesce ad apprezzare, però è veramente bello proprio a vedersi. E poi che cosa abbiamo qua? Abbiamo un portatile, è un ROG GX800VH con Windows 10 Pro, e quello vabbè sarebbe il minimo, GeForce GTX 1080 in slide, quindi suppongo ce ne siano due, display 4K G-Sync, tastiera meccanica che come vedete ha varie gradazioni di colore su alcune chiavi principali che poi suppongo siano tutte configurabili. E qua dietro ha quello che in realtà sembra quasi un supporto audio, ma ho l'impressione infatti che è piuttosto caldo, quindi non è un supporto audio. Andiamo a vedere, è un meccanismo di overclocking e di raffreddamento da collocare dietro al portatile stesso, lo va anche a rialzare un po' rispetto al livello della scrivania. Anche qui, insomma, l'eccesso fatto e pensato per il gaming. E poi non potevano mancare ovviamente delle postazioni proprio tipiche, se volete anche più tranquille delle precedenti, con bellissime sedie in pelle, un tappetino che riveste interamente tutta la scrivania, non solo il mouse ma anche tutto ciò che gli sta attorno. E poi tanti portatili gaming, in questo caso si parla di League of Legends, sul quale tra l'altro ha insistito anche Acer. È ovvio, insomma, che i vari brand si facciano un po' eco l'uno con l'altro, perché il mondo degli esport tira sempre di più. E io in conclusione vi faccio vedere altre configurazioni dei desktop di Asus, sempre tutte una diversa dall'altra, ma sempre belle a vedersi, sempre vistosissime e dedicate ad attirare appunto lo sguardo, oltre che a regalare ore e ore. Osservate le heat pipe presenti in questo case, ore e ore di gioco ininterrotto, veramente al massimo della potenza. Questo era molto rapidamente un tour del ROG Showcase da IFA 2017. Un saluto da Nicola Ligas per smartworld.it.